Mi ha riscritto Zoe. Buongiorno Mimar, sono di nuovo io, quella complottista mentecatta di Zoe, che segue quotidianamente ogni tuo prezioso video. Come puoi vedere dalle immagini che ti ho inviato, una persona che conosco mi ha segnalato le disposizioni inerenti l'invito ad indossare la mascherina per operatori visitatori della casa degli operai vecchi ed inabili al lavoro Matteo Brunetti di Paluzza, provincia di Udine. Inoltre mi ha confermato che tale invito di fatto è un obbligo a tutti gli effetti. Possono davvero imporre tutto ciò? La domanda sorge spontanea, poiché da quanto mi risulta, attualmente non esiste e non sussiste alcuna legge che imponga tale obbligo. Quindi, per quale motivo nei fogli esposti in struttura si fa riferimento a normativa vigente? E soprattutto, come si può parlare di tutela degli ospiti anziani o particolarmente fragili della struttura dal momento che è comprovata anche la non efficacia e poi le dice qualcosa nella prevenzione del contagio da SARS-CoV-2? All'inizio dicevano non servono a niente e poi le hanno rese obbligatorie. Ancora una volta si utilizza impropriamente il termine fragili per imporre paletti e restrizioni senza alcun fondamento scientifico e ho ritenuto più che opportuno portare alla luce questo fatto. Mi auguro che si ricredano quanto prima in merito a certe imposizioni. Un caro saluto, Zoe. Ed ecco il materiale che mi ha inviato. C'è questo, azienda pubblica di servizi alla persona Casa degli Operai Vecchi ed Inabili al Lavoro Matteo Brunetti, dove c'è scritto avviso, utilizzo mascherine, in considerazione delle recenti dinamiche di diffusione delle varianti del virus, si invita tutti gli operatori nonché i visitatori a dotarsi di idonea mascherina nell'esercizio delle proprie mansioni o per l'accesso ai locali della ASP Matteo Brunetti di Paluzza. Si ricorda che la ulteriore precauzione rispetto alla normativa vigente è finalizzata alla tutela degli ospiti anziani o particolarmente fragili della struttura. Si ringrazia per la collaborazione. E poi una foto all'attenzione dei visitatori. Vedete, alla luce della nota del 1 luglio 2024 del Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze Sanitarie e delle raccomandazioni sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle strutture sanitarie per la protezione delle infezioni virali acute, di data 14 settembre 2024, disposte dal legale rappresentante, si comunica che con decorrenza immediata è obbligatorio per tutti i visitatori l'uso delle mascherine chirurgiche fino a successiva comunicazione. Paluzza, 16 settembre 2024, il direttore generale dottor Missoni Flavio. E visto che Zoe mi domanda qualcosa di giuridico, io per essere preciso ho chiesto il parere dell'avvocato Vecchio che ha realizzato questo video. Buongiorno, gentile dottor Flavio Missoni, direttore generale della Casa degli Operai Vecchi e Inabili al Lavoro del Friuli Venezia Giulia. Sono l'avvocato Gianfrancesco Vecchio e le comunico che la sua missiva con la quale pretende obbligare gli ospiti e i visitatori all'utilizzo delle mascherine nella struttura da lei diretta è illegittima e illegale, pertanto sarà segnalata a tutte le autorità competenti e il suo comportamento ricade chiaramente sotto la disciplina penale in quanto trattasi di una violenza privata compiuta nei confronti di una pluralità indistinta di soggetti. Veda di tenerne conto il più velocemente possibile e di eliminare quella previsione. Grazie. Quindi, caro direttore generale, veda lei come procedere, perché ciò che sta facendo non si potrebbe fare. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.